Amici di InfoCilento, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Siamo arrivati al 13° appuntamento e come ogni settimana anche oggi intervisteremo i presidenti o i rappresentanti delle varie associazioni e pro loco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Andiamo a vedere chi c'è oggi con noi. Oggi siamo con il presidente dell'Associazione Misericordia di Vallo della Lucania, Angelo Palladino. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, iniziamo subito. Quando è nata e di cosa si occupa l'Associazione Misericordia di Vallo? Allora, l'Associazione La Misericordia di Vallo è stata costituita nel 98. Sì. E ad oggi si occupa soprattutto nel settore sanitario. Noi gestiamo tre postazioni del 118 fra Vallo e Gioi e poi operiamo nel sociale sia tramite i ragazzi del servizio civile sia gli operatori della misericordia con diversi progetti, soprattutto con gli anziani e con l'assistenza. Perfetto, e quanti membri attualmente fanno parte dell'associazione e più o meno da che età fino a che età vanno? Operativi siamo sulle 60 persone e parliamo di ragazzi dai 20 anni fino a persone di 60 anni, più o meno 65. Ok, e come si ci può iscrivere nella sua associazione, nella vostra associazione? Basta o recarsi in sede o telecontattarci tramite la pagina Facebook, compilare un modulo e presentarlo all'attenzione del consiglio. Ok, vogliamo ricordare la sede dove magari per i nostri radioascoltatori, se vogliono venire... Sì. È a Vallo della Lucania, in via Passarelli, praticamente alle spalle della casa circondariale. Ok. Facilmente identificabile perché ci sono 6 ambulanze parcheggiate fuori. Ok, perfetto. E in particolare, quale attività avete svolto sul territorio cilentano? Quali sono le ultime attività? Ma l'ultima, a parte sempre la presenza nel 118, soprattutto in questo periodo del Covid, sì. Abbiamo lavorato sia con la protezione civile, sia con i sanitari, sull'assistenza agli anziani, sia su Vallo, sia su Moio, perché siamo presenti nel COC sia dei due comuni, e quindi abbiamo creato questa collaborazione con i due enti. Okay. Molta, molta assistenza agli anziani e ai cittadini che avevano bisogno, non potendo uscire in questo periodo molto particolare. Certo, e avete fatto altre... Come la state affrontando questa emergenza, oltre ad aiutare gli anziani? Avete fatto qualcosa di particolare, qualcosa che vuole raccontare ai radioascoltatori? In realtà noi abbiamo fatto tutte queste attività di assistenza che facciamo comunque normalmente durante l'anno, quindi si è un po' caricata solo la cosa... perché c'erano più persone da seguire, però alla fine le attività sono state sempre quelle là. Ok, routine sì. Giornaliera, semplicemente più con più carico, più persone sì, da perché seguire. Comunque c'era più gente che aveva bisogno di aiuti. Certo, in magari qua. Più telefonate, assolutamente. Sì, sì, mi dica. Prego, prego. No, prego, dica. È facile o trovate difficoltà a coinvolgere le persone e in particolare i giovani? Facile, facile non è, però i giovani rispondono bene. Noi abbiamo i ragazzi del servizio civile, che sono 12 ragazzi, hanno risposto bene, ci hanno veramente aiutato, per esempio da ultimo con la distribuzione delle mascherine mandate dalla regione, sempre con l'assistenza agli anziani dei vari progetti, si muovono, c'è molta collaborazione dei giovani. Perfetto, magari qualcuno di loro, finito il servizio civile, entrerà a far parte del vostro gruppo. Sì, già è capitato gli anni scorsi che diversi ragazzi poi restano comunque a fare le stesse attività nella misericordia. Certo. E, avete iniziative in programma per il futuro? Covid permettendo? Covid permettendo, sì, vorremmo comunque ampliare una serie di servizi proprio per l'assistenza alla cittadinanza, sia sul sanitario, visto che comunque noi abbiamo una nutrita schiera di infermieri, che tipo medici, allora dare un'assistenza agli anziani, alle persone che hanno bisogno, o al di là dell'età, sul territorio. Certo, perfetto. E ultima domanda, perché è importante fare volontariato? Volontariato per me è essenziale, fare volontariato è importante perché comunque tu dai veramente, aiuti le persone senza alcun interesse.
Ok, Quindi per me il volontariato è alla base di tante attività. Difatti adesso col Covid, cosa, col Covid, ma anche in altri periodi, molte attività degli enti si realizzano con le associazioni di volontariato. certo. Vuole fare un appello a proposito di questo per magari invogliare qualcuno che ci sta ascoltando a venire a entrare a far parte del vostro gruppo? Sì, noi avevamo intrapreso prima del Covid un corso di primo livello di soccorso e riprenderà probabilmente Covid permettendo a settembre. Quindi chi può essere interessato, che vuole partecipare all'attività della misericordia, seguendo la nostra pagina Facebook può vedere quando ci sarà questo corso di primo soccorso e partecipare così da inserirsi nelle nostre attività. Ed oltre a Perfetto. questo noi abbiamo anche un'ambulanza veterinaria, abbiamo fatto anche un corso di primo soccorso veterinario. Ah, una cosa particolare, non è da tutti. Sì. Non lo No, 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 svolgo. non l'abbiamo, e quello è previsto dalla legge regionale in realtà, che si devono dotare le ASL di ambulanza veterinaria. Noi Ok, una ce cosa bella. l'abbiamo Perfetto. e abbiamo anche i soccorritori veterinari. Allora io le faccio i complimenti e la ringrazio per essere Grazie. stato in nostra compagnia.